Consideriamo il caso in cui E sia diverso dall'insieme vuoto e diverso da R. E è contenuto in R, ma non è nel tutto R. Diverso da R non ce ne facciamo noi. Contenuto in R. Non è l'insieme vuoto. Sì, scusa, ci mancava la parte. Ed è contenuto in R. A questo punto supponiamo che E sia limitato superiormente. Cioè il caso della definizione di mezzo. Allora noi possiamo dire che l'insieme dei maggioranti di E non è vuoto e che l'insieme dei non maggioranti di E, diciamo, questo insieme chiamiamolo B e chiamiamo A uguale R meno B, sono i non maggioranti, anche questo non è vuoto. Questo semplicemente perché l'insieme, non essendo vuoto, i maggioranti non possono essere tutto R. Allora io dico che AB è una sezione di R. Allora, sono due insiemi non vuoti. Per definizione A unito B fa R e A intersezione B è uguale a vuoto, perché uno è complementare dell'altro. Quindi sono due insiemi non vuoti disgiunti la cui unione da R. Rimane solo da vedere, prendiamo X, prendiamo Y1 appartiene ad A e Y2 appartiene a B. Allora io so che Y1 non è maggiorante, quindi esiste X appartenente ad E, tale che Y1 è minore di X. Allora, non maggiorante cosa significa? Devo negare che sia un maggiorante, non può essere più grande di tutti gli elementi di E, quindi deve esistere un elemento di E più grande di lui, ma ovviamente questo elemento deve essere minore o uguale di Y2, perché Y2 in B ci sono i maggioranti di E. Ricordatevi, questi sono i maggioranti, questi sono i non maggioranti, quindi effettivamente tutti gli elementi di B sono più grandi di tutti gli elementi di A, che era l'ultima proprietà che definiva una sezione. Quindi AB è una sezione di R. Allora, se vi ricordate, ieri abbiamo detto che per la continuità di R, cioè per come abbiamo costruito R sostanzialmente, la sezione ammette uno e un solo elemento di separazione. Quindi esiste un unico, lo chiamiamo Z, appartenente a R, tale che Z è maggiore o uguale di X minore o uguale di Y per ogni X appartenente ad A ed Y appartenente a B. Ora ci sono due possibilità: o Z sta in A o Z sta in B. Tutte e due le cose non possono essere perché una sezione e la loro intersezione è l'insieme vuoto, ma una delle due cose deve essere per forza perché la loro unione è tutto. Quindi io voglio rispondere a quest'ultima domanda: Z sta in A oppure sta in B? Questo è proprio un out-out, o sta in A o sta in B. Allora dimostriamo per assurdo che Z non può stare in A. Chiaramente se Z fosse in A sarebbe il massimo dei non maggiori, se Z fosse in B
come effettivamente sarà, sarà il minimo dei maggioranti. Quindi 0 o è il massimo della maggioranza o è il minimo dei maggioranti. A questo punto, per assurdo, dimostriamo che 0 non può stare in A. Allora, supponiamo, per assurdo, che Z sia in A. Allora Z sarebbe il massimo dei non maggioranti di A. In particolare, essendo un non maggiorante, esiste x appartenente ad A tale che z è minore di x. Ma allora z è minore di z più x mezzi minore di x, e questo è assurdo. Per quale motivo è assurdo? Allora, z era il massimo dei non maggioranti, ma in particolare era un non maggiorante, quindi ci stava un elemento di A più grande di 1. Adesso fate la semisomma. Questo elemento pure lui è un non maggiorante, perché è più piccolo di un elemento di A. Il punto medio sta sempre a metà tra i due, quindi è sempre maggiore di questo e minore di questo. Quindi questo è un non maggiorante. Allora in questo caso vuol dire che questo elemento appartenerebbe ad A. Ma se appartiene ad A ed è più grande di questo, allora z non, chi era? È il massimo dei non maggioranti. Ma il massimo dei non maggioranti non può essere più piccolo di un altro non maggiorante. Abbiamo trovato un assurdo. L'assurdo è nato dall'aver ipotizzato che l'elemento di separazione fosse in A. Allora se non sta in A, deve stare per forza in B. Abbiamo trovato un assurdo. Quindi questa non è vera. È vero il contrario, come effettivamente abbiamo visto, diciamo, nella tabella veniva sempre rispettata questa cosa, c'era sempre il minimo dei maggioranti e non c'era mai il massimo della maggioranza, soltanto che adesso l'abbiamo dimostrato. La dimostrazione non è particolarmente complessa, soltanto che si tratta di articolare il ragionamento e quindi di sviluppare un attimo il ragionamento, tutto qua. Bene. Oh, allora, questa cosa per adesso magari la lasciamo lì, perché non voglio fare troppa teoria stamattina. Faremo, magari cominceremo i numeri complessi che sono un po' più concreti. Concreti quando lo possono essere, per esempio, nel caso I, come si chiama? Immaginario puro. Però, sempre più concreti, diciamo, di questa parte qua. Allora, quello che vi deve rimanere, sono andato abbastanza lento su questa parte per farvi vedere che, diciamo, la proprietà di continuità di R ci serve sostanzialmente a trovare sempre di un sottoinsieme di R estremo superiore e estremo inferiore. Noi possiamo sempre, grazie alla relazione d'ordine che c'è su R e grazie al fatto che R è continuo, trovare l'estremo superiore, dare quella definizione e quindi, dato l'insieme E, dire che è l'estremo superiore di E. I casi particolari li abbiamo regolati con quelle due definizioni sopra e sotto, ma in realtà, diciamo, nei casi di interesse, diciamo, l'estremo superiore sarà il minimo dei maggioranti, l'estremo inferiore sarà il massimo dei minoranti. E ovviamente in ogni caso sarà un maggiorante, l'estremo superiore sarà sempre un maggiorante, l'estremo inferiore sarà sempre un minorante, quindi chiaramente l'estremo superiore sarà sempre maggiore o uguale dell'estremo inferiore, basta metterci un elemento di E in mezzo. Infatti l'unico caso in cui non funziona questa cosa è per l'insieme vuoto, perché diciamo in quel caso non è vero, proprio perché non ci potete mettere un elemento di E in mezzo. Va bene. Oh,
Quella definizione, oltretutto, l'estremo superiore dell'insieme vuoto non fa sempre meno infinito. Fa meno infinito se stiamo in E. Se fossimo, che ne so, tra 0 e infinito, l'estremo inferiore dell'insieme vuoto farebbe 0. Cioè, voi dovete immaginare l'estremo. Tu ce l'avete maggioranti. Pensate in questo caso di prendere l'estremo inferiore dei maggioranti. Allora, l'insieme vuoto c'ha tutti i maggioranti, allora l'estremo inferiore dei maggioranti è meno infinito. Poi, appena ci mettete qualcosa nell'insieme, l'estremo inferiore coinciderà con il minimo dei maggioranti, sarà un valore finito. Oppure, se è l'insieme, se i maggioranti sono insieme vuoto, vabbè, non possiamo definire di nuovo l'estremo inferiore dell'insieme vuoto a parte, se no entriamo in altre tautologie, però andiamo a più infinito. Chiaro? Però se partite da 0, se state in 0 più infinito, l'estremo inferiore dell'insieme vuoto farebbe 0, l'estremo superiore dell'insieme vuoto farebbe 0, perché, come dire, si parte da là. Però su R non so se incontreremo mai un'altra situazione di questo tipo. Io di no che di sì, ma insomma, l'ho detto, valeva la pena di sì. Ok. In ogni caso, quindi, io posso tirare fuori questo. Questa cosa sarà molto importante, ci servirà, ci verrà in soccorso in molti casi, anche per cose, diciamo, abbastanza concrete come i limiti. Adesso cambiamo completamente argomento per ora e cerchiamo di introdurre i numeri complessi. Allora, noi, vabbè, non abbiamo fatto solo quello, perché abbiamo fatto parecchie altre cose, però abbiamo sostanzialmente perso un paio di settimane per ricostruire R, cosa che in qualche modo si poteva dare quasi per assodata, tanto che avete fatto le superiori, insomma. Però, siccome, diciamo, ve lo volevo far vedere almeno una volta, in maniera tale che vi restasse presso, abbiamo perso circa 2 settimane per arrivare da N, quindi chiarire bene assiomaticamente chi è N. In realtà, ecco, questa osservazione la devo fare. Non è che ci sono solo gli assiomi di N, tutta quella che noi abbiamo dato, diciamo, tutte le terminologie che abbiamo dato come per gli insiemi, in realtà si appoggiano su un insieme di assiomi che si chiama l'insieme di assiomi di Zermelo-Frenkel. Non li faccio, non li do in via assiomatica, per esempio ho definito l'unione di 2 insiemi, ma in realtà si dovrebbe dare per via assiomatica, però insomma sarebbe una complicazione che porterebbe via solo tempo e vi confonderebbe le idee, quindi diciamo in quel caso non l'ho fatto, ma insomma si può fare. Ecco, gli assiomi di Zermelo-Frenkel, oppure di Zermelo-Frenkel, poi con l'assioma della scelta, che quello sì lo incontreremo da qualche parte, sono più o meno quel set di assiomi che viene attualmente accettato per fare matematica. Che dicono questi assiomi? Senza entrare nel dettaglio, dicono per esempio che posso fare unione, che posso fare intersezione, che posso fare il complementare, che posso fare tutta una serie di cose. Che posso fare l'insieme delle parti, anche se non l'abbiamo ancora visto negli esercizi. Capito? Ok. Tornando a noi, siamo arrivati a R. Adesso vogliamo andare oltre. Vogliamo andare sui numeri complessi. Da dove nasce l'esigenza dei numeri complessi? L'esigenza dei numeri complessi nasce dalla risoluzione dell'equazione. Allora, io avevo questa equazione qua, e in Q non avevo soluzioni, avevo la stessa equazione in R e trovo che le soluzioni sono più o meno radical 2. Ok? Quindi il problema è proprio la risoluzione dell'equazione algebrica. In particolare, se io ho questa equazione qui,
è ovvio che non ha soluzione. Perché un quadrato è maggiore o uguale di 0 e quindi se ci aggiungo 1 non può fare 0. Però vedremo che se x lo cerco in un insieme più grande che chiamerò numeri complessi, allora le soluzioni anche qui ci saranno, saranno 2, saranno più o meno 1. Però prima di dare le definizioni, quello che vi voglio far capire è che stavolta potrò estendere R, ma ci sarà uno scotto da pagare. Allora, quando siamo passati da n a z, da z a q e da q ad r, ci abbiamo sempre guadagnato. In n non potevamo fare le sottrazioni, in z sì. In z non potevamo fare le divisioni esatte, in q sì. E non ci perdevamo mai niente. In Q, diciamo, passando da Q a R, non abbiamo più guadagnato per quanto riguarda l'algebra. L'algebra è rimasta la stessa, anzi sarebbe diventata solo più complicata da definire. Però somma, prodotto, reciproco e opposto si poteva fare lo stesso, sia in Q che in R. Le proprietà di campo ordinate di Archimedeo rimanevano le stesse, sia Q che in R. Ci si guadagnava la continuità, cioè che il fatto se vado a fare una sezione in Q non ci trovo un elemento, a volte in R ce lo trovo sempre. Quindi abbiamo, il concetto è che abbiamo sempre e solo guadagnato qualcosa, non ci abbiamo mai rimesso. Allora quando tu ci guadagni anche poco, in realtà non è poco, da Q a R ci guadagna tantissimo, comunque, ma quando guadagni, anche se guadagni una virgola, ma se non ci metti niente, dice, qual è il problema? Non ci si mette niente e ci si guadagna qualcosa. Adesso invece, per l'introduzione di C, vedremo che ci si guadagna qualcosa. Ci si guadagna il fatto che se io ho un'equazione algebrica, ha coefficienti interi o reali o numeri complessi, in realtà avrà sempre soluzione nei numeri complessi. Quindi i polinomi si fattorizzano sempre. Vedremo addirittura il teorema fondamentale dell'algebra, non lo dimostreremo ma lo enunceremo. Ogni polinomio di grado n ha esattamente n radici, secondate con la propria molteplicità, impareremo a fare radici, per esempio, ennesime di numero complesso, a fare radici ennesime di unità e tante altre cose. Ma ci sarà uno scotto da pagare. Una volta che andremo sui numeri complessi, vedremo che sarà appunto un campo, anzi sarà un campo algebricamente chiuso, cosa che non è R, che è quello che stavo dicendo prima, ma non sarà un campo ordinato, cioè nei numeri complessi non si possono fare disequazioni, non posso dire 3 più i è più grande di 2 meno i, lo posso anche dire, cioè posso stabilire delle relazioni d'ordine in Q, ma se vi ricordate quando c'avevamo una relazione d'ordine dovevamo avere due proprietà che le collegassero alla somma e al prodotto. Dimostreremo a tempo debito, non so se ce la facciamo oggi, ma se non è oggi sarà giovedì, dimostreremo che non ci può essere su C alcuna relazione d'ordine che abbia quelle due proprietà. E questo è un fatto negativo. Quindi i numeri complessi ci servono ogni tanto, ma non sempre. Ci sono casi in cui, da una parte uno può dire, meno male, così non si complica troppo, però certe cose si complica lo stesso, perché quando farai elettrotecnica li userai abbondantemente. Il problema è, per esempio, chi non li usa. Per esempio, se in economia, se devo fare una teoria dei prezzi, a che mi servono i prezzi? Allora, io ho 3 mele e 4 pere, lui ha 3 pere e 4 mele, chi è più ricco? Come le scambiamo? Allora, ci vuole una funzione che mi consenta di confrontare queste cose, cioè non tutti gli insiemi esiste una relazione d'ordine totale. È ovvio
che se io ho 3 mele e 4 pere e lui ha 7 mele e 12 pere, lui sta meglio di me, perché ha di più sia della prima che della seconda. Ma quindi è come se un insieme fosse contenuto dentro l'altro, quindi lui sta meglio di me. Ma se siamo in quella situazione appunto incrociata, cioè io ho 3 mele e 4 pere, lui ha 3 pere e 4 mele, chi sta meglio? Dipende da quanto costano le mele e quanto costano le pere. È chiaro? Almeno la funzione prezzo ci consente di fare un confronto. Non è che si possa sempre applicare, perché la funzione prezzo ha un presupposto che tutto si possa comprare o vendere. Ci sono cose che non sono in vendita. Facciamo un esempio: io ho 2 km quadrati di terreno, ma esattamente dove voglio fare una certa cosa, quel pezzetto di quadro di terra ce l'ha un tizio, Giovanni non lo vende. Io gli posso offrire 1 milione, 2 milioni, 3 milioni di euro, ma lui non lo vende. Ha detto no, io voglio, sto qua, sempre campato qua. Esiste, la situazione esiste veramente, ci sta in Cina, hanno fatto tutta una superstrada, una cosa, tutto qua, ci sta una cosa con una casetta sopra, l'hanno praticamente circondata da tutti i lati, quello è rimasto là, non si è fatto espropriare la casetta. C'era una foto che ho visto tempo fa. Però il concetto è che la funzione prezzo ci serve per confrontare, per ridurre tutto a un ordine totale. Questa cosa in C non è strutturalmente, non è possibile. Questo è il motivo per cui non, quando andate al supermercato non trovate scritto, diciamo, questo oggetto costa 3 euro più I, 3 più I euro, fortunatamente. In realtà, la cosa, ci sto insistendo perché filosoficamente è molto importante, cioè almeno per l'economia è molto importante, perché si vuole sempre far pensare che tutto si possa ridurre a un ordine globale, ma non è vero, a un ordine totale, ma non è vero. Faccio due esempi. Prima di tutto può essere anche convenienza del venditore far sì che non ci sia un confronto perfetto. Allora, facciamo un esempio. Se ci sono 10 persone che mi vendono la stessa cosa, se l'unica cosa che la differenzia è il prezzo, allora è facile, io faccio il confronto e vado da quello che lo vende di meno. Allora, prendiamo per esempio una cosa che è abbastanza sostituibile, non è vero che sia esattamente la stessa perché ci sono diversi livelli di qualità della fornitura, però telefonia, anche la benzina va bene, telefonia, come si fa il prezzo della, diciamo, del servizio telefonico, del cellulare? Tariffa. Piani tariffari, ce ne sono due confrontabili. Uno c'ha i minuti, l'altro non c'ha i minuti, quello c'ha lo scatto risposta, quello non c'ha lo scatto risposta, quello c'ha, ogni tanto mi danno, mi ricaricano, quell'altro non mi ricarica, eccetera eccetera. Tutta sta roba che cosa è fatta? È fatta soltanto per scegliere quello più adatto a te, o piuttosto anche per confondere le idee che tu. Allora, diciamo, faccio un esempio, questa è una cosa vera, psicologia, ma applicata. Allora, posso fare nome e cognome perché è una cosa che è uscita su un sito molto noto, diciamo. Allora, l'Economist offre 3 forme di abbonamento. Se non sbaglio, 59 sterline all'anno, no? Abbonamento annuale. Solo cartaceo. Poi non mi ricordo quando, mi pare 119 o 125, perché era più del doppio. Sterline, scusate, questo è solo web. Solo cartaceo. 125 sterline, web, più cartaceo. Questa è reale, questa è così.
Allora? Cosa pensate? A che serve questa offerta qua? Loro ci guadagnano il 100% sul servizio web, praticamente. A che serve questa offerta qua? A far scegliere la terza, esatto. La risposta è giusta. Perché se, allora, hanno fatto il seguente, allora un professore se dice, ma questa a che serve? Perché, allora, perché nessuno sceglie questa, no? Allora, ha fatto questo esperimento, ha preso una classe, lui insegnava in due classi, ha preso la prima, è entrato nella prima classe e ha proposto queste due. L'84% ha scelto questo, 16% ha scelto questo. Poi è andato in un'altra classe e ha proposto anche la terza. Allora, più del 50%, diciamo, 0% ha scelto questo. Maggiore del 50% ha scelto questo. Evidentemente l'Economist, se ti manda anche la copia cartacea, ci guadagna di più. È una rivista, è una rivista economica. Come fosse in Italia si possono fare i nomi di riviste. Questa è straniera, quindi per fortuna non facciamo pubblicità a nessuno. Comunque, è un fatto di psicologia, questo funziona, eh? Noi siamo in grado, però nel confrontare, noi qua c'è una certa, qui non è che, sì, sappiamo che è quello più conveniente, però questo qua ti offre qualcosa in più, però tu devi vedere se quel qualcosa in più ti serve, non ti serve, allora fai delle valutazioni e c'è un certo grado di probabilità di scegliere questa offerta o questa offerta. La presenza di questa offerta, ma questo è un affare rispetto a questo, e quindi rafforzava la possibilità che la gente scegliesse. Okay. Come dimostra anche questo esempio, vabbè, qua si trattava di creare delle inferenze, diciamo, i prezzi erano confrontabilissimi, uno costava di più, l'altro costava di meno. Però l'introduzione di una terza offerta che aveva chiaramente delle cose in meno allo stesso prezzo rendeva un po', vi confondeva un po' le idee. Comunque, non sempre, non tutte le situazioni si possono confrontare. Allora, i numeri in R2, allora, in economia c'è un teorema che, vabbè, io non sono un economista, quindi lo enuncerò in maniera non molto buona. Teorema dell'efficienza del mercato. Che significa efficienza del mercato? Significa che tu hai, supponiamo soltanto due persone, A e B, Alfredo e Bruno. Ok? Allora tu hai tutta una serie di fattori da allocare, ma alla fine questi fattori vengono allocati e c'è una funzione che si chiama funzione di utilità, cioè quello che effettivamente ricava da tutta la produzione, ricava Alfredo, e quello che ne ricava Bruno. Allora io posso allocare i miei fattori della produzione, diciamo che se sto qua in ascissa riporto l'utilità di Alfredo, U di A, e in ordinata riporto U di B. Questa è quella che si chiama frontiera efficiente. Ok? Che significa frontiera efficiente? Cioè significa che se io mi sposto verso, diciamo che questa è la zona che io posso coprire, cioè se io alloco i fattori della mia produzione in un certo modo, uscirà fuori questa utilità per Alfredo e questa utilità per Bruno. Questa situazione qui non è ottimale, solo sulla curva è ottimale, perché chiaramente se io li alloco in quest'altro modo cresce sia l'utilità di Alfredo sia l'utilità di Bruno. Chiaro? Quindi stanno tutti e due meglio. Allora, ovviamente se le cose si incastrano per piedi incrociati, per altri motivi, che le cose non sono allocate in maniera ottimale, io posso ottenere due risultati subottimali sia per Alfredo che per Bruno. Cioè, se ci litighiamo, ok? Può essere. Allora, se facciamo la guerra è chiaramente un risultato subottimale per tutti. Però il
migliorare l'efficienza del mercato dice che se lasciato agire sotto certe ipotesi il libero mercato, alla fine si ottiene un risultato che diciamo è sta su questa frontiera efficiente. Questi punti si chiamano punti di Pareto ottimalità. Significa che io non posso modificare la situazione in maniera tale da migliorare sia l'utilità di Alfredo che l'utilità di Bruno. Vedete, sulla frontiera efficiente, se vado da questa parte aumenta l'utilità di Alfredo ma diminuisce quella di Bruno, se vado da quest'altra parte aumenta l'utilità di Bruno e diminuisce quella di Alfredo. Allora, questo teorema che si dimostra è un teorema che viene spacciato col fatto che il mercato sia la panacea di tutti i mali, ok? Al contrario, non voglio dire che al contrario lo siano per esempio i sistemi socialisti e comunisti, questo non voglio né fare politica, non ci penso neanche, però quello che voglio osservare è che non è vero, nel senso che dire che il mercato produce, allora la fregatura sta nel fatto quando dicono che il mercato produce una situazione di ottimo. Prima passano da ottimalità a ottimo. In verità si può chiamare anche ottimo paretiano. Allora che cosa fanno? Invece di chiamare l'ottimalità lo chiamano ottimo paretiano. Oppure invece di chiamare l'ottimo paretiano, si scordano paretiano, diventa ottimo e basta. Significa ottimo, che significa? Che hai fatto il meglio per tutti, non ti puoi muovere perché sennò ci rimettiamo tutti. Non è così. Ti puoi muovere, ma qualcuno ci rimette. Allora ci rimette sempre però. No. Dipende dove vai. Qua ci rimette Bruno e qua ci rimette Alfredo. E dov'è che non ci rimette nessuno del pareggio? No, allora se tu vai verso la frontiera, diciamo da qua non ci rimette nessuno dei due. Allora, il mercato li garantisce una situazione di ottimalità, il libero mercato. Per capirci, se io sono Bruno e siamo qua, ma che me ne frega dell'ottimalità? La mia utilità è zero. E se io sono Alfredo e siamo qua, che sia una situazione parecchio ottimale, non me ne può fregare di meno. Detto proprio papà. A quel punto, se la mia utilità è zero, muoio. A quel punto, piuttosto di morire, diciamo, mi attrezzo e cerco di lottare per i miei diritti. Chiaro? Allora, non diciamo le cose come stanno. Queste qui sono tutte situazioni tra loro non confrontabili. Non confrontabili, cioè è chiaro che perciò ci sono le trattative sindacali, tutte le altre cose, eccetera. Perché? Se la situazione non è confrontabile, vuol dire una situazione che in una ci guadagna l'uno, l'altro ci guadagna l'altro. E grazie, se chiedo a te è meglio la situazione che ci guadagni tu, se chiedi a me è meglio la situazione che ci guadagno io. È ovvio. E chi la sceglie? La situazione tra queste qua? Multinazionale. Quante fesserie che dite? La domanda. La forza. Forza che può essere, non può essere, può non essere la forza militare o la forza bruta, però la forza che tu hai di contrattazione sul mercato. Allora, se tu hai una caratteristica e ce l'hai solo tu, sei in situazione di monopolio e ti devono pagare, se tu mettiamo, se sei in una situazione di per esempio sei un giocatore di calcio o di un altro sport, un altro professionista diciamo di livello eccezionale, ti va, milioni di euro ti va, perché dove vanno a piano altro che c'ha quelle caratteristiche? Chiaro? Oppure se tu hai un monopolio perché c'hai quel mercato, lo controlli tu e non ci fai entrare nessuno nel mercato, e se entra qualcuno nel mercato gli fai un prezzo, insomma anche politiche diciamo non di libero mercato, quindi ci vuole un'autorità di controllo eccetera, insomma, per capirci,
prendiamo un esempio più reale. Diciamo, ci sono le guerre di commerciali? No, per esempio, se uno prende la situazione di Trenitalia e NTV, Trenitalia mica, diciamo, se ne sta con le mani in mano se arriva un nuovo operatore di ferrovia, cerca in tutti i modi di tagliarlo fuori, o no? Così come il treno veloce ha inguaiato gli aerei. Allora, quando esiste un'alternativa e tu perdi un monopolio, diciamo, per esempio l'Italia c'era il monopolio sulla tratta Roma-Milano, da che ci sta il treno, ha perso un sacco di soldi. Comunque lo decidono i rapporti di forza, questo lo decido. Altrimenti non si spiega perché ci sta un calciatore che guadagna 5 milioni di euro e un altro che non riesce ad avere un aumento da 1000 a 1100 euro. Non si spiega. Se fosse solo, non è la forza bruta, non è, diciamo che, però sempre rapporti di forza solo. Poi però, ecco, con questo diciamo anche la parte invece in positivo, cioè se poi invece io voglio sostituire il mercato con un'altra situazione inefficiente che da qua o da qua mi fa piombare qua, ecco, anche qua B, da qua a qua non ci ha guadagnato niente, solo danneggiato A, magari B è più contento se invece di stare qua siamo qua. Dice, A ci guadagna da A, ma ci guadagno qualcosa pure io, è giusto o no? Quindi questa è un po' la situazione, cioè ci vuole la cooperazione perché però poi ciascuno, altrimenti si realizza una situazione subottimale. Se ci mettiamo a fare trattative non si trova mai un accordo, allora poi alla fine ci rimettiamo qui. Però anche, diciamo, se io sono un attore al tavolo delle trattative e ho un minimo di peso contrattuale, beh, da qua mi sposto verso la frontiera efficiente, ma solo se c'è qualche cosina ce la devo guadagnare, no? Però la cosa importante è capire che non tutte, anzi, proprio tutte le situazioni realizzabili non sono mai confrontabili, proprio perché sono pari efficienti. Se ne prendete due non sono mai confrontabili, nel senso che uno ci guadagna e un altro ci perde. O se siamo più attori, qualcuno sempre ci perde e qualcuno magari invece ci guadagna. Vediamo un po'. Ci abbiamo 10 minuti, quindi 10 minuti, adesso torniamo a fare le prime definizioni su noi di conto. Allora, quello che sto per dire non è precisissimo, nel senso, vabbè, io definisco i numeri complessi come le scritture del tipo A più IB, per esempio 3 più 2I, oppure che ne so, radical 2 meno I, e così via. Quindi questa scrittura prende il nome di numero complesso in forma algebrica, questo è quello che si chiama coefficiente della parte reale, e B, soltanto B, è il coefficiente della parte immaginaria, e I è un simbolo nuovo, speciale, che adesso diremo a che serve. Oh, perché dico non è precisissimo? Non è precisissimo perché io dovrei dire, siccome quando arrivo a 3 più 2i non è che questo si somma, si riducono in qualche modo, no, si lascia scritto così. Quindi in realtà sono due cose, il coefficiente della parte reale e il coefficiente della parte immaginaria, come dire, viaggiano in due mondi separati, perché poi alla fine non si sono, queste sono mele e queste sono pere, quindi alla fine non si sommano veramente, si è scritto il simbolo di somma.
Allora, se volessi farlo in maniera matematicamente più corretta, dovrei dire che ci sono le coppie AB di numeri reali. E poi però dovrei dare delle definizioni molto strane riguardo alla somma e riguardo al prodotto. E poi alla fine, facendo certe posizioni, sempre qua arriverei. Allora, tanto vale di darlo direttamente così, anche se in maniera leggermente imprecisa, e non, diciamo, fare il discorso più astratto ma più corretto. Allora, cosa devo definire? Un numero complesso in C generalmente significa la lettera Z, ma questo non vuol dire che al contrario Z debba essere per forza un numero complesso. Abbiamo visto prima con Z, abbiamo indicato un numero reale. Se io dico Z, che cos'è? Dipende da dove scrivo che debba appartenere. Allora, prendiamo però due numeri complessi. Allora, prendiamo Z1 uguale A1 più I B1 e prendiamo Z2 uguale A2 più I. Allora, io cosa voglio definire? Voglio definire, e qui non ci voglio perdere, effettivamente otterrò le stesse proprietà dei numeri reali, cioè le proprietà di campo. Voglio definire la somma e il prodotto. Allora, come la definisco la somma? Per definizione la somma si fa componente per componente, quindi viene A1 più A2 più I volte B1 più B2. Esempio: Z1 uguale 3 più I, Z2 uguale 1 meno 2I, Z1 più Z2 uguale 4 meno 1. 3 più 1 fa 4, 1 meno 2 fa meno 1, sta davanti alla I, quindi meno 1. Ok? Andiamo invece a definire più interessante Z1 per Z2. Allora, questo fa? Beh, è come se sviluppassimo una moltiplicazione tra due parentesi. Quindi devo fare A1 per A2 più I volte A1 B2 più A2 B1. Io ho fatto i prodotti incrociati A2 B1, sì, ho detto B1, ho scritto B1 A2 B1, e rimane da fare un ultimo prodotto. Beh, qui è sostanzialmente, nel fare questi prodotti si fanno i prodotti dei coefficienti e là li si porta fuori. Poi i coefficienti o li fate i prodotti in un ordine, nell'ordine inverso, sappiamo che nei numeri reali la moltiplicazione è commutativa. Rimane da fare l'ultimo prodotto, questo IB1 per IB2, e qui entra in gioco il fatto, diciamo, di come le proprietà di, entra in gioco le proprietà di. Semplicemente io so che I per I fa meno 1 e quindi fa meno 1 perché lo impongo io, eh? Quindi questa qui è una definizione. Quindi Z1 per Z2 è uguale ad A1 A2 meno B1 B2 più I volte A1 B2 più A2 B1. Ok? Esempio, in questo caso Z1 per Z2 quanto fa? Vediamo un po'. 3 meno 3 più 2 meno 5i meno 6i più i meno 5i, lo so. Poi 3. Allora 3 più 2 fa 5. Questo è il risultato. Perché più 2? Perché qua c'è un meno, meno per più meno, poi c'è i per i che fa meno 1, quindi meno e meno diventa più, e poi c'è 2 per 1 che fa 2. 2, questi altri 3 per 1 fa 3, 3 più 2 per 1. È chiaro? Questa è la definizione. Allora, con queste definizioni
io devo dimostrare, devo dimostrare che valgono tutte le proprietà della addizione, della moltiplicazione nei numeri reali, le stesse proprietà. Allora, l'addizione è un'operazione interna, infatti sommo due numeri complessi esce fuori un numero complesso. L'addizione è associativa, benissimo. Esiste l'elemento netto, chi è l'elemento netto? 0 più 0 i, ok? Che indichiamo semplicemente con 0. L'elemento netto dell'addizione, no? Se io prendo qua 0 più 0 i, faccio la somma, rimane a 1 più i di 1. Esiste l'elemento opposto, quindi allora, due minuti ancora ci stanno, non vi fate. Allora, questo è l'elemento neutro dell'addizione. Poi z prendo a più ib meno z, chi è? Devo far trovare un elemento che sommato a questo mi dia 0. Meno a meno A meno B, no? Se la somma si fanno componente per componente, quindi l'opposto si fa semplicemente. Oh, poi le proprietà del prodotto, distributività rispetto alla. Poi la somma è anche commutativa, e va bene. Poi, proprietà del prodotto, è distributiva rispetto alla somma? Sì. Se noi rispettiamo l'unica regola che I per I fa meno 1, tutto il resto abbiamo, le abbiamo usate quelle proprietà. Quindi è distributivo rispetto alla somma? Sì. È associativo, è un'operazione interna, sì, è commutativo pure, in realtà, se faccio 0,2 e 0,1 si vede che è commutativo. L'unica cosa non banale da verificare qual è? È che gli elementi diversi da 0 hanno il reciproco. Allora, come si fa? Allora, chi è il reciproco? 1 su z. 1 su z è questo numero qua. È a fratto radice di quadro più b quadro meno ib fratto radice di quadro più b quadro. Scusate, fratto a quadro più di quadro, la radice non ci sono. Allora proviamo a vedere se è vero. Facciamo z per 1 su z. Allora, io devo fare a quadro fratto a quadro più b quadro, poi devo fare più i, facciamo prima i prodotti in croce, che moltiplica ab su a quadro più b quadro meno ab fratto a quadro più b quadro, e quindi questo se ne va a fare 0. E poi devo fare questo per questo. Allora abbiamo più per meno che fa meno, i per i fa meno 1, quindi viene più b per b fa b quadro fratto a quadro. Adesso fate la somma e vedete che viene 1. Che 1 poi sia l'elemento neutro della moltiplicazione, prendete questo moltiplicato per 1, vedete che viene a per 1 fa a, ib per 1 fa ib, gli altri pezzi non ce ne stanno, z per 1 fa a più ib, se z è uguale a più ib, è l'elemento neutro del prodotto. Quali elementi hanno il reciproco? Vedete che per fare il reciproco qua devo dividere per a quadro più b quadro, ma per avere allora a quadro più b quadro a e b sono numeri reali, allora questo è uguale a 0 se e solo se sia a che b sono 0. Quindi l'unico elemento in cui non posso fare il reciproco è 0. Se z ha uno di questi due numeri diversi da 0, allora qui ci viene un numero positivo e quindi posso fare tranquillamente il. L'unico elemento che non ha il reciproco è lo zero. Vabbè, adesso ci fermiamo qua e poi.